io da quel ramo da su, proprio come fosse un orologio a cucù. È un uccellino che dal mattino è lì per dire a tutti ehi buongiorno anche a te. Mia madre sorridente lo fiorino mi fa, per un bacio in fronte si avvicina papà. Piccolo coro de Antoniano la serie. Hoy presentamos Nota Incantata. E noi qui stiamo preparandoci per rifesteggiare il pranzo di Natale in un modo un po' particolare, cantando. E per oggi ci soffermiamo su una canzone molto interessante che parla sempre del Natale, ma in un modo speciale. Il titolo appunto è Una notte speciale. Qualcuno che vuole, come è nostra abitudine, fare qualche riflessione sulle frasi che ricorda meglio, sui contenuti? Uno, due, venite vicino a me, che così riusciamo a sentire tutti, gli altri ascoltano. Giuseppe, e anche te, veloci qua. Allora, Sofia, che cosa ti racconta, ci racconta dal tuo punto di vista questo brano? Che la notte di Natale tutte le persone vanno in casa ad aspettare Babbo Natale e quindi fuori è silenziosissima, però tutti sono felici perché sta arrivando Babbo Natale. Rileggerò meglio allora questa canzone, perché forse qualche dettaglio che mi hai detto tu mi è sfuggito. Sentiamo Elena invece, tu che cosa hai colto da questo testo? Che... Ma non solo il testo letterario, anche il testo musicale, cioè come è stato sviluppato musicalmente, se volete dire qualche opinione, mi raccomando, dimmi. Volevo dire che c'è in questa notte, in questa casa, c'è questo genitore, sì? Che conforta suo figlio. Un genitore, se non c'è. Vabbè, se lo dici tu, bene. Che conforta suo figlio dicendogli che gli deve tenere la mano perché in questa notte, che è speciale, in cui c'è tanta gioia dentro le case, sì? E lui gli deve tenere la mano, che saranno tutti felici aspettando il Natale. Va bene. Per invece Elena, che cosa rappresenta, cosa le racconta questa canzone? Che in questa notte di Natale... si dice stammi vicino perché sta arrivando una notte molto speciale e tutti devono stare vicini per... Dai, Giuseppe, suggerisci, cioè, c'è una parola che viene utilizzata, una piccola frase in tutto il brano.
Speciale. No, no, una parola. Emilia, detta Amelia. È discesa tra noi qua giù. Una stella, proprio in questa notte speciale, il momento più tenero del brano, ma poi invece nel momento più ritmico, più musicalmente diverso anche dal resto, che cosa c'è? Che è? Applauso! Grande Martina! Magica notte! Lo dice tantissimo e tantissime volte. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa, direi, oltre a quello che hai detto? Questa notte è speciale per tutti. Soprattutto per te, perché cosa fai? Cosa combini se non ti addormenti come al solito? Mangi. Sì. Ecco, bravo. Vai a posto. Dai, cominciamo la lezione e chissà se tra un po' arriverà una sorpresa in questa mattina particolare. Grazie bambini, grazie Sabrina. Non vediamo l'ora di ascoltarvi più tardi. Anche nei giorni di Natale a casa Zecchino siamo in tanti. Ognuno di noi è qui per dare il proprio contributo affinché questo sia un giorno sereno per tutti. Il piccolo coro è qui per cantare. Io sono qui in postazione perché casa Zecchino sia sempre aperta a tutti. E poi, oltre invece quella porta, c'è un mercatino organizzato dalle mie amiche, tutte volontarie, che sostengono Antoniano Insieme, una struttura che offre interventi abilitativi e riabilitativi per bambini disabili e offre supporto psicologico alle famiglie. Casa Zecchino è anche questo. Bello, mi piace tutto questo movimento. È proprio un buon Natale questo. Ma c'è solo una cosa che mi è rimasta un po' così. Ci penso, ci ripenso, ma proprio non riesco a venirne fuori. Il regalo per la Giugi. Non gliel'ho ancora fatto. Ma è che questi ragazzini hanno davvero tutto. Che cos'è che possono ancora sognare? Proprio come ogni stella, ogni sogno sembra lontano, ma è molto più vicino di quanto immaginiamo. Ma scusi, ma chi è che sta parlando? Madame? Scusi, ma io non mi sono ancora abituata a tutto questo gran via vai dall'armadio. E stava parlando di sogni, no? Che cos'è che diceva? Proprio come ogni stella, ogni sogno sembra lontano, ma è molto più vicino di quanto immaginiamo. Più vicino di quanto si possa immaginare. Mi ha forse dato un indizio? Au revoir, madame. Casa Zecchino nei giorni di festa è ancora più bella. E io più che mai mi sento la nonna di tutti. Questi ragazzini sono un po' i miei nipoti. A maggior ragione a Natale. E pensando a loro mi è venuta un'idea bellissima. Oh, di idee brillanti me ne vengono tante, ma alcune hanno davvero una marcia in più. Ho un amico che è venuto a festeggiare con noi il Natale, un ragazzo giovane, con un ruolo importante però. Si chiama Vincenzo Spadafora ed è il garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Ho pensato, ma perché non li faccio conoscere i ragazzi di casa Zecchino? Così magari può raccontare a loro tutte le cose belle e importanti che fa. Vediamo se è già arrivato. Eccoci! Oh, Vincenzo! Come stai? Bene, grazie per passare il Natale con noi. Grazie, buon Natale, anche buon Natale a te. Anche a te. Allora, bambini, sediamoci così sentiamo le cose belle che ha da raccontarci Vincenzo.
Allora, intanto Vincenzo ha veramente un ruolo molto, molto importante, che però non, magari non è facilissimo da capire, Vincenzo, perché garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Che cosa vuol dire? Chi è il garante? Cosa fa? Guarda, è una figura importante, ma sai perché è importante? Perché si occupa dei bambini, altrimenti non sarebbe importante. Ed è una figura che esiste in ogni parte del mondo. Ma dappertutto. In tutti i paesi, in Europa, in America, esiste il garante per l'infanzia e l'adolescenza. Cioè una persona che deve lavorare tutti i giorni soltanto per vedere i loro diritti crescere e vedere crescere tutti i bambini in modo sano, andare a scuola, fare tutto quello che è giusto per farli crescere bene. E allora questa figura esiste in Italia da poco, lo sai, non da tantissimo. Eh sì, perché noi siamo stati l'ultimo paese, ahimè, a creare questa figura. Però, ci facciamo sempre un po' riconoscere, vabbè. Però adesso diciamo abbiamo recuperato il tempo perso e quindi questa figura esiste da circa 2 anni. Ed è una figura che lavora tutti i giorni insieme, io lavoro insieme a uno staff piccolo di persone. Voi quanti siete oggi? Qua 2, 4, 6, 8, 10? Ecco, più o meno io ho le stesse persone che lavorano nel mio ufficio perché tutti i giorni si possa lavorare bene per voi. Quindi tu devi anche controllare che i diritti vengano rispettati. Soprattutto questo è il mio compito principale, anche perché se un bambino invece non vede rispettato un proprio diritto può anche rivolgersi al garante. Pensa che tanti bambini sono già rivolti a noi, perché io vado molto in giro per l'Italia, quindi li incontro nelle scuole, li incontro nei vari luoghi dove loro si vedono, nelle parrocchie, nelle associazioni giovanili, e quindi incontro tanti ragazzi che mi parlano dei loro problemi, mi raccontano, non solo problemi, perché i nostri ragazzi per fortuna hanno anche tante cose belle da raccontare, come si vede anche dai loro sguardi, dai loro visi. Quindi io sto in mezzo ai ragazzi e credimi, è uno dei lavori più belli che uno possa fare. Eh beh, lo immagino. Ma quindi tu come vieni informato di quello che succede rispetto a queste cose che devono essere rispettate per i bambini? Guarda, spesso, soprattutto se sono bambini un po' più piccoli come loro, sono a volte anche i genitori, uno dei genitori, qualche familiare più grande che ci chiama, perché chiaramente loro sono, a volte quando sono troppo piccoli, poi magari non sanno neanche come contattarlo il garante. Invece anche quelli un po' più grandi di età, perché ricordiamoci, noi per bambini intendiamo dai 0 ai 18 anni, anche se diciamo parliamo di bambini, ma in realtà sono bambini e adolescenti. E allora quelli un po' più grandi, gli adolescenti, 15, 16, 17 anni, a volte chiamano anche direttamente noi come garante. Noi abbiamo un sito internet, ma siamo anche su tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione più amati soprattutto dagli adolescenti, quindi siamo su Facebook, siamo dovunque sono i ragazzi. Perché... Ma dici che già i bambini piccoli riescono ad usare internet? Ma quello speriamo di no, anche perché è vietato, meglio, non è vietato usare internet, ma è vietato stare sui social network come Facebook se non si ha 13 anni. E soprattutto internet è una cosa importante, ma è una cosa importante soprattutto se viene utilizzata bene. Magari per le ricerche scolastiche. Soprattutto. Ecco, soprattutto quello è un buon utilizzo. Ma soprattutto se possono utilizzare internet se sono anche con la loro famiglia, i loro genitori, cioè con qualche adulto che vi tuteli da tutti i pericoli di internet, da tutti i pericoli della rete. Comunque io credo che loro, anche li vedo qui, sono tutti svegli e secondo me sono già molto capaci anche di guardare bene ai loro diritti. Però ricordatevi che per qualunque cosa invece c'è il garante e quindi possono rivolgersi loro, i loro familiari, gli adulti, al garante per l'infanzia e l'adolescenza. Bimbi, c'è qualcuno di voi che vuole chiedere qualcosa, Vincenzo? Allora, facciamo chiederlo a te. Ma quando eri piccolo, che diritti avevi? Anche io ho avuto, come forse tutti i bambini, un'infanzia con tante cose positive, ma anche con alcuni problemi. Quindi sicuramente i diritti nel senso di andare a scuola, di poter avere una famiglia, di poter crescere in modo sano, ho vissuto in un territorio che me lo ha consentito. Io vivevo nella provincia di Napoli. Poi invece però era un territorio difficile per tante altre cose. Era un territorio difficile perché c'era la microcriminalità, c'era un po' di delinquenza, insomma c'erano tanti pericoli per i bambini della vostra, della mia età di allora. E quindi quello era un po' più difficile. E diciamo che
qualche diritto negato poteva essere, per esempio, non avere la possibilità di uscire libero per strada, non avere la possibilità di incontrarmi in una piazza con i miei amici, perché erano paesi, città un po' complicati. Tu, per esempio, invece dove vivi? Io vivo ad Anzola, in Via Lunga. Ed è un posto dove stai tranquilla, dove puoi vederti con i tuoi amici? Sì, posso vedermi con i miei amici perché sono anche vicino a molti posti. Ah, che bello, e questa è una cosa bellissima. E questa è una bella fortuna, eh? Sì, sì. Volevi chiedere una cosa anche tu? No, a posto così, allora. Tu? Eccola. Quando eri piccolo ti è piaciuta l'infanzia? Sì, 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 tutto sommato sì, ma credo che a tutti i bambini non possa non piacere, perché è un periodo della vita bellissimo. Bisogna soltanto evitare tutti quei pericoli, quelle difficoltà che possano non farvi crescere bene. Però sì, a me è piaciuta e spero che anche a voi piaccia tanto. Allora, Vincenzo, io ti ringrazio perché hai usato delle parole comprensibili ai bambini e anche a me, e vorrei chiederti un regalo. Se ce lo puoi fare, visto che è Natale. Ci stai? No, non ti preoccupare. Sappiamo che il tuo ufficio a Roma è che sei sempre tanto impegnato, però ci prometti che ci vieni a trovare almeno una volta alla settimana, passi da Bologna e vieni qua a trovarci? Voi lo volete? Sì! va bene, allora sì, senz'altro. Dai, che bel regalo che molto ci hai volentieri. Fatto, grazie. Non ti rubo altro tempo, così torni a festeggiare il Natale in famiglia. Grazie. Intanto su al terzo piano, nell'aula di danza moderna, Elisa e le sue ragazze stanno provando le coreografie per lo spettacolo di Natale. Elisa, ragazze, buon Natale! Ciao Dani, buon Natale! Anche noi oggi abbiamo festeggiato in famiglia e ci siamo trovati per digerire un po' e ripassare la coreografia per lo spettacolo di stasera. Ora cominciamo. Disponetevi. E pronti. 7, 8. 1, 2, prendo il gomito, 3, 4, scendo, aggancio l'altro ginocchio, 5, 6, giro, 7, chiudo la gamba, 8, 1, 2, la gamba va all'interno del ginocchio, torno, 3, 4, releveron, 5, 6, 7, e su, e 8, allungo, 1, 2, 3, sono dritta, cambio le gambe, 5, scendo, scivolo, 6, 7, 8 e salgo, 1, 2, scendo, incrocio dietro, 3, 4, le ginocchia vanno verso lo specchio, 5, 6, 7, 8 e cado sulle ginocchia, 1, scendo, 2, vado a terra, 3, 4, la mano sinistra resta dietro e rotolo a terra, 5, 6, aggancio il ginocchio, 7, 8, lascio, 1, 2, dietro, 3, 4, 5, 6 e dal gomito, 7, 8, 1, stop. Elisa, ragazze, ancora buon Natale e in bocca al lupo per il vostro spettacolo. Ma dunque, io sono ancora qua a pensare e ripensare il regalo per la Giuggi. Al kit con gli smalti per le unghie hanno già pensato i suoi genitori. I pattini nuovi sono arrivati dall'altra nonna, la zia Rosetta le ha regalato le scarpe da ginnastica che desiderava tanto, e io non le ho regalato niente. Io che alla mia nipotina regalerei anche le stelle. Accendi le stelle, tu sai come si fa. Per ogni stella che brilla, un sogno nascerà. Tu sai come si fa? Ah, dice che potrei saperlo anch'io? Ma ne è convinto? Sì. In ogni caso, sa che cosa le dico? Oggi l'armadio ci ha proprio preso. Sarà perché è Natale. Ma che bello sentir parlare di stelle. Che bello, sì. E mi ricordo quando accesi la stella in quella magica notte a Betlemme per indicare la strada ai pastori. Oh, che meraviglia la notte di Natale! Si è accesa la targa del piccolo coro. Chissà che canzone ci faranno sentire oggi Sabrina e i ragazzi. Du-d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 u
po' troppo deciso. No, Giuseppe, cos'è sta? Che, cos'era quella? L'auto incantata! Rialzatevi un po' in piedi che prendete un po' energia. Cos'è questa cosa qua? Riproviamo. No. Stop. 3 e... Più appoggiato. Dani? Ciao! Ma che bello vedervi! Buon Natale! Ciao, buon Natale! Piacere, buon Natale. Tantissimo! Sì. Ma come mai siete qua all'Antoniano? Abbiamo portato i bimbi al cinema. Ah, ecco! Già preso il popcorn, tutto a posto? Tutto a posto, i popcorn sono la prima cosa. I bambini non possono fare a meno del popcorn quando vanno al cinema. Assolutamente. Ma visto che siete qua, che è proprio bella questa cosa, se mi raccontate la vostra storia, così... Tanto volentieri. Vedrai che arrivano sicuramente dei bambini, qua c'è sempre un via vai. La raccontiamo a tutti. Esatto, ci sediamo qua. Ciao. Eccoli, vedi che arrivano. Ciao bimbi, sedetevi pure. Ecco, no, perché dovete sapere che la storia che ci raccontano loro è veramente perfetta per questa giornata natalizia, vero Gregorio? Beh, la nostra storia di famiglia è nata dopo il matrimonio, quando abbiamo adottato prima un bambino e successivamente un altro bambino. Il primo si chiama Ivan e il secondo si chiama Mitko, che è un nome un po' difficile, ma in Bulgaria lo chiamavano Mitko. Ecco, perché sono bulgari i vostri. Sono due bambini bulgari, ma sì. Ma come mai avete pensato all'adozione? Allora, una cosa molto lunga. Nel mio immaginario, già da ragazzino, pensavo a una famiglia con dei bambini, legata all'idea della vita. Uno cresce, diventa papà e la propria vita prosegue con i propri bambini. Per pensare all'adozione bisogna avere comunque una situazione familiare solida, no? Perché quando i bambini arrivano devono trovarsi in una situazione, diciamo, la migliore possibile, ecco. Solida e desiderata. Esatto. Cioè, fondamentalmente devono essere voluti i bambini e quindi... In quel momento non pensi è solido, non è solido, no, pensi certo. Li voglio, io credo che sia bello avere dei bambini e quindi fai il percorso per adottarli. E il primo incontro com'è stato? Beh, il primo incontro è stato dopo molto tempo, nel senso che dal momento in cui noi abbiamo maturato l'idea del adottiamo un figlio, c'è stato un lunghissimo iter amministrativo, burocratico, che è durato un anno e mezzo circa. E in quel momento non si sapeva ancora assolutamente nulla. Dopodiché è arrivata una telefonata e ci hanno detto abbiamo trovato quello che sarà il vostro bambino. Che bello. E quindi il primo incontro era già... No, ah, è arrivato. Sì, c'è stato un lungo periodo. Ci hanno chiamato, ho detto bene, ora dovete venire in Bulgaria a vedere il vostro bimbo, che aveva un anno e mezzo circa, quindi era proprio piccolino. Ci hanno portato in una stanza, ci hanno lasciato questo bimbetto e siamo stati assieme una giornata a giocare con lui. Lui era tanto contento, abbiamo giocato assieme, parlato poco, però sia stati... Perché avevo un anno e mezzo, non anzi, parlavo. Ricordo un episodio che oltre a giocare, che era così abbastanza divertente, io ero per terra, lui si è appoggiato su di me dopo un po' e si è addormentato su di me. Quindi amore. C'è stato questo momento di affetto. Molto emozionante per lui. Lei si è sentita forse un po' esclusa, però è stato molto bello, ecco. Bene. E poi è arrivato Mitko. Faccio un passo indietro, perché sennò... Dopodiché l'abbiamo lasciato lì, è rimasto nell'orfanotrofio ancora
sei mesi, quando lo siamo andati a prendere ha pianto, era disperato, probabilmente sentiva il cambio della vita che gli stava accadendo. A parte quegli urli strazianti, poi quando è arrivato qua si è tranquillizzato, è cominciata la nostra vita assieme. Lui è cresciuto, certo, tranquillo, è andato a scuola, ha fatto l'asilo. Si è trovato bene, tranquillo. Si è trovato bene, così. Dopo un po' di tempo abbiamo detto, ma uno solo poi, o meglio due. È veramente stato Ivan. Lui ha voluto. Questo era il nostro pensiero. Ivan ha iniziato a dire, vorrei tanto, vorrei un fratellino. Per giocare insieme, per giocare insieme, perché così faccio fratello grande, e queste erano, e queste erano le sue motivazioni, era proprio dichiarato. Pensando a noi, poi qui adesso parlo soprattutto per me, da vecchietti tutte le nostre ansie le riversiamo solo su un bambino che poi diventa grande, meglio che i figli siano due. Così si possono. Si dividono le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, si possono dare un sostegno. E quindi l'idea dei due figli era sempre nel mio immaginario del passato. E allora abbiamo intrapreso l'iter adottivo per il secondo. In questo caso la parte amministrativa, tribunale e quant'altro è stata più veloce, certo. È durata qualche mese. E invece è stato molto più lungo la parte legata al paese, alla Bulgaria, che ci hanno messo un anno e mezzo? Tre anni. Solo la tre anni in tutto, quindi due anni di attesa. Noi eravamo abbastanza tranquilli, mentre Ivan ci diceva, ma il mio fratellino... Ma quando arriva? Impaziente proprio. Finché anche lì è arrivata la famosa telefonata, abbiamo trovato il vostro figlio. A quel punto siamo andati in Bulgaria a conoscerlo. Mitko era già grandicello perché aveva 6 anni, quindi un approccio completamente diverso. Esatto. La prima volta è stato un po' distaccato, un po' così, poi è venuto fuori a giocare con noi e direi che è stato tranquillo. Certo. Poi dopo il secondo giorno, ci sono stati 2 o 3 giorni a giocare con lui, era contento di stare con noi, però la sera quando doveva ritornare nell'orfanotrofio diceva devo andare perché adesso devo andare a mangiare, quindi è stato... Perché aveva le sue abitudini, era abituato a vivere in un certo modo. E poi con l'apprendimento dell'italiano com'è stato? Poi quando siamo andati a prenderlo finalmente qua, che bello, questo era un bambino che aveva 6 anni, che non parlava una sola parola di italiano. Certo. E quando gli si diceva qualche cosa, la risposta era no. No. Era no. Vuoi un gelato? No. Poi glielo davi. Ah, gelato! Sì. Perché non capiva che cosa gli chiedevi. Il primo mese non ha parlato mai. Immagino. Abbiamo iniziato io e Ivan a parlare in bulgaro. Quanti anni aveva Ivan nel frattempo? 9. Però. Hanno 3 anni di differenza. Ok. E quindi il primo momento per Ivan in particolare è stato duro, perché pensava di avere un fratellino che facesse le cose che voleva. Da orta comandare. Certo, il fratellino piccolo fa le cose che... E invece no. E quindi i primi 2 mesi sono stati di litigi, di proteste, di... molto faticosi. Molto faticosi per tutti e quattro. Quindi... Però poi ne è valsa la pena. Poi pian pianino, con tanta pazienza sui loro capricci, su quello che vogliono fare, stando molto con loro, adesso si vogliono molto bene. Immagino. Anche ieri si sono messi nella vasca da bagno assieme a giocare, a allagare tutto il bagno. Lo fate anche voi a casa, di allagare il bagno? Con tutti gli schizzi dell'idromassaggio, vero? Esatto. Però si fanno i dispetti.
litigano. Vabbè, come tutti i fratelli. Cioè. Ma come tutti i fratelli, poi vogliono dormire assieme, poi vai a dire state litigando adesso, basta. No, no, scherziamo. Ah. E quindi credo che facciano quello che fanno tutti i fratellini. Beh, sono cresciuti tutti i proprio bene, allora, dai, sarete contenti. Dovrete essere nella fieri, fatica proprio di essere genitori, siamo contenti. Eh beh, ma tutti i genitori devono faticare, eh? Chi certo prima, chi poi, cioè, tocca a tutti, certo, insomma, come si suol dire. Ti è piaciuta questa storia? Sì. Bella, vero? Perché poi è una bella storia di due bambini che sono cresciuti e che stanno bene e che sono felici, insomma. Quindi siete stati bravi, perché il merito vi va dato, insomma. Perché quindi io direi che possiamo fare un bel applauso per festeggiare questa storia Natale, che è proprio bella. Ma immagino che adesso dobbiate andare, sì, al cinema anche voi, se no poi i bimbi, diciamo, dove sono finiti? Credo proprio di sì, perché poi loro si mangiano tutti. No, quelli li avranno finiti, ma ci aspettano. Ma è giusto che sia così. Grazie ancora. Ciao, di essere auguri, passati anche Natale a voi. Ciao, tanti quando auguri, volete, buon io Natale, sono qua quando volete, grazie, venirmi a trovare. Bimbi, tanti auguri, buon Natale anche a voi. Ciao, ciao, ciao. E voi cosa fate? State qua? Sì. Va bene. Un buon Natale è un Natale che trascorri con le persone che ami. È il Natale in cui anche tra sconosciuti ci si scambia gli auguri. È il Natale che ti fa cantare, che ti fa ridere, ma che ti fa anche pensare. Beh, ecco, il mio Natale quest'anno è proprio così. Oh, ma adesso finalmente in portineria c'è un attimo di tranquillità. Ah, ciao, ciao Dani, Elena e Leo, ciao, buon Natale. Buon Natale. Oh, visto che siete qua, mi dareste una sistematina, non so, i capelli, il rossetto? Abbiamo Sabrina adesso, stasera c'è il concerto di Natale. È vero, vabbè, grazie lo stesso e grazie per alla gli prossima auguri. Ciao. Ciao Dani. Meno male che un piccolo motivo di gioia questo Natale ce l'ho, eh. Le parole della mia amica Barbara, la blogger mamma felice. Dani, ciao, buon Natale. Siamo arrivati, ci siamo preparati tantissimo. Oggi c'è un'atmosfera elettrica qui in giro. Regali, il pranzo di Natale, tutte le cose belle, i giochi. Adesso noi ci stiamo preparando a giocare a tombola, lo sai che io ci tengo perché per me è una tradizione fortissima. E poi sicuramente guarderemo un po' di cartoni animati insieme, insomma, qualcosa organizziamo. C'è anche chi è un po' più temerario a farsi la passeggiata dopo il pranzo, ma può essere che poi noi lo faremo domani. Senti, ti volevo dire una cosa. Quest'anno noi abbiamo scelto solo regali semplici, cose piccole, fatte con spontaneità e con semplicità. Abbiamo capito che abbiamo troppe cose in questa casa. Abbiamo un'abbondanza eccessiva che poi non ci serve. Quello che potevamo l'abbiamo destinato ad altre iniziative. Quando potevamo abbiamo fatto qualcosa con le nostre mani, quindi regali fatti a mano, ma che poi basterebbe anche semplicemente portare un piatto di lasagna al proprio vicino anziano che magari è da solo, eh. Questo sì che sarebbe un buon Natale. E soprattutto ci siamo concentrati su di noi, sulla famiglia e sulle cose che ci danno felicità. Io ho ricevuto dei regali bellissimi, tutti fatti a mano. La mia amica Laura è andata in ferramenta un pomeriggio e mi ha regalato questo. Ha trovato un tubo di metallo, l'ha attorcigliato e mi ha regalato un anello. Secondo me è spettacolare. Questo è il vero Natale, un Natale fatto a mano. Quindi buon Natale e che sia soprattutto un Natale felice e creativo. Ciao! Buon Natale anche a te, mamma felice, e grazie per le tue belle parole. Che begli incontri oggi, quanti bei pensieri, e devo dire che ognuno mi ha regalato qualcosa. E anche la soluzione. Adesso se mi chiedono da grande cosa vuoi fare, so cosa rispondere e so cosa sognare. Ah sì sì, lo so ora lo so. Rieccomi. Oh, signor Stelliere, ancora qui? Giugi, ti aspettavo. Ti aspettavo per dirti che mi dispiace proprio tanto. Ma, donna, scusami, per cosa?
I tuoi genitori ti hanno regalato il kit con gli smalti per unghie, l'altra nonna ti ha regalato i pattini, zia Rosetta le scarpe da ginnastica che desideravi tanto. Io non ti ho regalato niente. Ma nonnina, il mio regalo sei tu. Scusatemi, vado perché mi sto commuovendo. Au revoir, madame et mademoiselle. Joyeux Noël. Accendi le stelle, tu sai come si fa. Per ogni stella che brilla, un sogno nascerà. Però alla fine un regalo vero per te ce l'ho. Senti qua. Cara Giuggi, per questo Natale cercavo qualcosa che non fosse banale. Ho guardato in mille vetrine, ho pensato regali a dozzine. Ma poi ho capito che i doni importanti non sono quelli che costano tanto. Ti regalo il mio tempo, le mie cure e il mio cuoricino. E ti aspetto ogni pomeriggio a casa Zecchino. Nonna, è bellissima, sei una vera poetessa. Buon Natale! Ciao Dani! Bimbi, preparatevi, mettetevi a posto qua. Ma ciao Sabrina, ma che bella sorpresa proprio il giorno di Natale. Buon Natale! Buon Natale a te! Ma cosa siete venuti a cantarci? Abbiamo pensato di portarvi come regalo una canzone molto particolare, Una notte speciale il titolo. Ah, che bella, allora l'ascoltiamo e non vedo l'ora. Vado. To see that midnight has come.
Doblaje por Candiani Dubbing Studios.